Innovazione, finanze e mondo legale sono stati protagonisti delle fonti Day and Night svoltisi il 22 novembre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. La mattinata si è aperta con il Financial Forum e il keynote speech di Alan Friedman, che si è confrontato in un faccia a faccia con Corrado Passera. La sera, ad aprire la cerimonia di premiazione, è stato il CEO Summit dal titolo Innovazione e Consulenza, quali benefici della tecnologia su imprese e mondo legale. La serata è proseguita con i Le Fonti Innovation e Leadership Awards, con focus su finanza, IT e mercato legale. Momento di commozione e standing ovation per il premio alla carriera assegnato a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della Nazionale, premiato per il proprio talento e per la lealtà che lo hanno da sempre contraddistinto. Team legale dell'anno, boutique di eccellenza, consulenza, diritto commerciale, il premio viene assegnato allo studio legale Varisco Fiore per il rigore, l'accuratezza e la qualificata competenza giuridica dimostrata dal team di professionisti che compone lo studio legale, guidato dagli avvocati Giuseppe Varisco e Ignazio Fiore, che fanno e ne fanno una boutique di eccellenza quale punto di riferimento di grande valore nella consulenza in materia di diritto commerciale. Ecco qua, addirittura in 9-10, quasi una squadra di calcio. 11, vabbè, perfetto. Visto che poi andremo a premiare un grande sportivo, un grande calciatore, ma non vi posso dire niente ancora. Un po' più avanti, perfetto. Rimaniamo in tema calcistico. Ai Le Fonti Awards siamo in presenza dell'avvocato Varisco. Avvocato Varisco, innanzitutto grazie qui per essere qui con noi. Di cosa si occupa lo studio e come è strutturato? Sì, salve. Anzitutto grazie a voi per l'invito a questo evento così prestigioso. Lo studio è composto da 18 giuristi, di cui 11 avvocati. Noi assistiamo piccole e medie aziende presenti nel territorio italiano e le assistiamo nei rapporti che instaurano con altre aziende, con pubbliche amministrazioni e nei rapporti organizzativi interni tra loro. Abbiamo creato due dipartimenti, un dipartimento afferente all'area commerciale, un dipartimento afferente all'area del diritto del lavoro, così da poter lavorare in sinergia tra loro. Come si sviluppa il vostro approccio e in che modo supportate le aziende e i datori di lavoro? Oggi gli imprenditori hanno compreso che è più opportuno rivolgersi agli avvocati non tanto quando la controversia è già sorta, ma è un po' anticipare i tempi, quindi è opportuno iniziare dei rapporti di collaborazione, così che possano comunicare gli uffici amministrativi delle aziende con lo studio legale. In questo modo siamo in grado di riuscire a contenere il contenzioso e con dei contratti di consulenza che abbiamo già stipulato siamo riusciti a dimostrare che le aziende riescono non solo a contenere il contenzioso ma anche a ridurre le perdite e aumentare gli utili. Oggi sempre più ci chiedono di essere non tanto avvocati nel processo, ma professionisti risolutori di conflitti. Ai Le Fonti Awards siamo in presenza anche dell'avvocato Fiore, sempre dello studio legale Varisco Fiore, al quale chiedo quali sono i punti di forza dello studio legale. Innanzitutto grazie per l'invito. I punti di forza del nostro studio legale si sintetizzano nell'entusiasmo, nella serietà e nella passione. Questi sono tre requisiti indispensabili che vanno integrati tra di loro e che rappresentano il presupposto della dote umana per lo svolgimento della professione di avvocato. Ovviamente questi requisiti vanno accostati da una rigorosa specializzazione e un costante aggiornamento professionale. E su questo il nostro giovanissimo team di avvocati punta e cerca sempre più, di sviluppare il percorso professionale. Quali progetti avete per il prossimo futuro? I progetti che il nostro studio così giovane ha per il futuro sono quello di monitorare con grande attenzione i progressi che l'innovazione tecnologica compie nell'ambito della giustizia. Oggi si parla di giustizia predittiva, si parla di utilizzo degli algoritmi nella risoluzione dei contenziosi. E in questo senso l'attenzione del nostro studio è sempre massima per comprendere quali saranno le nuove frontiere della giustizia all'interno del nostro contesto europeo.